nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Amen. 100 anni per ringraziare il Signore. Non è necessario raccontare quello che già tutti sanno e che è impossibile farlo in pochi minuti. 100 anni sono 100 anni. Siamo qui riuniti per fare Eucaristia, rendendo grazie al Signore per le sue meraviglie. E ogni giorno siamo stati oggetto delle cure amorevoli di Gesù. Ogni giorno la grazia è piovuta su di noi in modo sovrabbondante. Che dire di più? Umanamente non è possibile dire di più. E allora solo pochissimi accenni che fanno capire un po' tutto. Domenica prossima è domenica di Pentecoste. E si può dire che la Pentecoste ha caratterizzato fortemente la vicenda di Don Probo, del Babbo. Pentecoste infatti era il giorno del matrimonio, avvenuto in quella santa grotta del Gargano dove sorge la Basilica di San Michele. Semplicità estrema, unita a profondità spirituale, difficile da esprimere. Saranno queste le caratteristiche sempre presenti in tutti questi lunghi anni, dove l'Eucaristia è stato il centro di tutta la vita. Il resto non è che preparazione ad essa e continuazione di essa. E lo Spirito Santo ha agito con potenza per rendere un vecchio pensionato in un sacerdote che da più di 30 anni non manca mai di celebrare ogni giorno con tutto l'ardore del suo cuore la Santa Eucaristia, ben sapendo che è il dono più grande che può fare all'umanità intera. Ringraziando il Vescovo Francesco che ha fortemente voluto questa celebrazione, intendiamo ringraziare tutti coloro che hanno voluto unirsi a noi. Fratelli e sorelle, carissimo Don Probo, siamo qui per fare Eucaristia, cioè per chiedere allo Spirito Santo che il rendimento di grazie che vogliamo far salire al Padre nel nome e con il cuore del suo diletto Figlio sia davvero un rendimento di grazie limpido e a Lui gradito. 100 anni scanditi da eventi importanti, il battesimo nei primi giorni di vita, 100 anni fa, il sacramento della cresima, della prima celebrazione eucaristica con la partecipazione della Santa Comunione alcuni anni dopo, a 31 anni il sacramento del matrimonio, quindi la nascita e il battesimo di ben 7 figli, poi a 51 anni nel 1970 Don Probo è vedovo e prosegue però il suo cammino di vita e di fede. Sacerdote a 69 anni nel 1988 con ben 31 anni di sacerdozio alle spalle. Non c'è che da dire grazie, Signore, perché questo rendimento possa essere accolto dal Padre, perché glielo rivolgiamo nel nome del Signore Gesù, riconosciamo i nostri peccati e affidiamoci alla sua misericordia. Christ.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ora, caro Don Probo, care sorelle, cari fratelli, entriamo anche noi nel cenacolo e teniamo gli occhi fissi su Gesù, il fiato sospeso nell'attesa. L'ora è arrivata, l'attesa è compiuta, l'amore immenso sta per farsi immenso dono. Ecco la trasformazione che avviene nell'Eucaristia. E mi ha fatto molto piacere, caro Don Probo, sapere che in una intervista rilasciata poco fa, prima di questa celebrazione, quando ti è stato chiesto qual è stata per te la gioia più grande nella vita, ha risposto: poter dire questo è il mio corpo. Ecco la trasformazione che avviene nell'Eucaristia. Prima della mutazione sostanziale che noi chiamiamo, con un termine un po' difficile, la transustanziazione. Ecco, la trasformazione sostanziale, cioè il pane cambiato in corpo e il vino in sangue, nella vita di Gesù avviene una trasformazione esistenziale, cioè una trasformazione nella sua esistenza prima che nelle specie del pane e del vino. È una trasformazione che consiste in questo: una violenza totalmente ingiustificata viene dal Signore Gesù convertita in una dedizione totalmente incondizionata. Di conseguenza, la sua morte da evento di rottura si trasforma in evento di alleanza. Questa è la nuova ed eterna alleanza. Da segno negativo di opposizione diventa strumento positivo di comunione. Da maledizione si trasforma in benedizione. Di qui scaturisce una limpida e solida spiritualità eucaristica, quella che ha costantemente ispirato la tua vita prima di cristiano e poi di presbitero, caro Don Probo, una spiritualità che traspare dai quattro verbi della consacrazione che tra poco ripeteremo. Prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede. Queste parole riassumono la nostra vita sacerdotale di battezzati, quindi ci coinvolgono e ci rappresentano tutti, ma declinate alla forma passiva e soggettiva, scrivono anche la nostra vita presbiterale. Come il pane eucaristico, anche tu, caro Don Probo, sei stato preso, benedetto, spezzato e dato, cioè ti sei lasciato prendere, ti sei lasciato benedire, ti sei lasciato spezzare, ti sei lasciato dare. Prese il pane. Sì, siamo stati presi, non catturati, presi perché scelti e scelti perché amati, perché Lui è fatto così. Ci ha incontrati per strada e ci ha guardati con amore, non perché eravamo bravi e simpatici o buoni e adatti, ma siamo stati adeguati da Lui che ci ha scelti e ci ha resi adatti. Questo non significa che gli altri siano stati scartati. La scelta di Cristo non esclude nessuno, include tutti. Non è competitiva, ma compassionevole. Non forma delle elite di separati, ma crea comunione tra gli unici. Benedetti. La nostra vita non è sotto il segno della cattiva stella del fato o di un caso capriccioso e beffardo, ma è dentro il mistero di Dio, abbracciata dalla sua misericordia, che riscatta ogni più squallida miseria. Il nostro cuore di pastori è programmato per essere riempito dalla grazia di Dio e diventare lo spazio per i suoi innumerevoli prodigi. Siamo stati immersi nella grazia perché i nostri fratelli, cioè voi tutti e ciascuno, vengano sommersi dalla tenerezza della divina umanissima misericordia di Cristo. Spezzati. I confratelli infermi ci insegnano
che quando siamo appesi alla croce delle nostre impotenze, delle nostre disfatte, crocifissi con i chiodi della malattia, nell'agonia della speranza, nella paura che vede solo buio e vuoto, noi non siamo soli. Cristo non ha voluto schiodare se stesso proprio per attenderci sul Calvario ogni volta che l'ora nona arriva anche per noi. Il mistero della nostra vita di preti nasce da un pane spezzato con cui entriamo in comunione perché anche noi ci possiamo lasciarci spezzare e distribuire per la comunione dei fratelli. E infine dati, donati. La Santa Eucaristia ci ricorda che fare la memoria del Signore significa lasciarci donare a tutti e diventare capaci di vivere come il buon pastore, a cuore squarciato, a mani aperte, a braccia spalancate per tutti. La nostra più grande realizzazione sta nel dare noi stessi agli altri, perché una vita donata, ma poi ripresa o trattenuta e ripiegata, è miseramente una vita sprecata. Ma vivere per Lui, come ha fatto Lui che ha dato la vita per il gregge, vuol dire vivere contagiando vita, facendo vivere un popolo sacerdotale, una comunità eucaristica. Questa è stata e continua ad essere la tua vita, caro Don Probo, una vita profumata di gioia. È la gioia di essere uomo, cristiano, prete. Anche noi, pastori, ci portiamo dentro un desiderio sconfinato di felicità, e anche a noi è stata promessa una gioia straripante, corrisposta con un tasso di interesse centuplicato, versata in caparra con una misura pigiata, scossa, traboccante. È la gioia di essere peccatori perdonati e messaggeri di perdono. Lui, il buon pastore, lo sappiamo, è fatto così. Non affida il ministero della misericordia ad esseri angelici e immacolati, che si possono permettere il lusso di sentirsi perfetti. Consegna la sua tenerezza alle mani di poveri peccatori, per far loro provare la gioia di poter dire ad altri peccatori, anch'essi assetati di felicità, dove insieme potranno dissetarsi, alla fontana della divina misericordia. È la gioia, la nostra, di servire alla gioia dei fratelli. Lui, il grande sacerdote, è fatto così. Guarda dei poveretti come noi e ci sceglie per una missione da compiere nella vita, quella di una intera esistenza donata per amore. È la gioia di spendersi a fondo perduto, che non si lascia inclinare dall'ingratitudine, né si lascia frenare dagli scarsi risultati, né spegnere dal gelido vento dell'indifferenza. La nostra è la gioia di una vita vissuta nella povertà, una povertà abbracciata per amore di Cristo povero e dei suoi vicari, i piccoli e i poveri, nella certezza che ogni bene e perfino i beni di Dio non possono mai oscurare Dio come unico bene della nostra povera vita. È una vita vissuta nella castità di un cuore indiviso che ha smesso di pensare a se stesso, che non offre corsie preferenziali per qualcuno se non per i poveri, e non pianta cartelli con divieto di accesso per nessuno. È una gioia la nostra vita perché è vissuta nell'obbedienza alla volontà di Dio, manifestata dal Vescovo e serenamente, serenamente abbracciata, senza se e senza ma, senza programmarsi il futuro, senza puntare sulla propria realizzazione, senza monopolizzare la propria libertà, sapendo che per ardere senza bruciarsi non basta spendersi, occorre donarsi. È la gioia della Pasqua, la perfetta letizia,
La gioia non nonostante il dolore, ma attraverso il dolore, vissuto con un pizzico di fede e con un pieno di amore. La fede che dà la forza di fidarsi più dell'amore invisibile ma eterno che della sofferenza tangibile ma temporanea. Caro Don Probo, la tua vita ci dice che per mantenere viva la fiamma della gioia vale la pena ricordare alcune perle della sapienza tradizionale che hanno aiutato molti in passato e possono tornarci utili anche oggi. La prima: a noi è offerta la gioia di seminare, non la garanzia di raccogliere. La seconda perla è il Vangelo della vita fraterna, e tu hai cominciato a viverla nel cerchio della tua famiglia con tutti e quattro i tuoi figli maschi, e cioè quella vita fraterna che permette all'acqua viva della gioia di zampillare e rinfrescare anche il deserto spesso arido e torrido della quotidianità. Un'ultima perla: solo chi coltiva la rara pianta della gioia dentro di sé ne può condividere i frutti con gli altri. Solo chi ha imparato a ridere umilmente di sé è in grado di far sorridere anche gli altri. Infine, due messaggi oggi tu ci consegni, caro Don Probo. Il primo è rivolto a tutti i fratelli e a tutte le sorelle di fede. Oggi noi cristiani siamo chiamati a vivere in un mondo, in una società che non riesce più a trovare l'indirizzo di casa della gioia. D'altro canto, lo sappiamo, è la gioia l'unico segnale di Vangelo che anche i non credenti sono in grado di decodificare e che può metterli seriamente in crisi, una crisi salutare. Papa Francesco ci scuote: non lasciamoci rubare la gioia. Un cristiano non può mai, mai essere triste. L'altro messaggio riguarda noi presbiteri. Lo formuliamo con le parole incandescenti di San Paolo. E con te, oggi, caro Don Probo, noi pastori, in rappresentanza dell'intero presbiterio di Rimini, diciamo forte, con la solennità di un giuramento e con tutta la grinta che lo spirito del risorto ci mette in corpo, noi, fratelli e sorelle, non intendiamo fare da padroni della vostra fede, ma siamo e vogliamo essere fino all'ultimo giorno i collaboratori della vostra gioia. Grazie Don Probo, grazie Signore per avercelo donato e per continuare a donarcelo. Thank you.
Ci è pervenuta la benedizione del Santo Padre, prego il Vicario Generale di darne lettura. Sua Santità Francesco rivolge un fervido pensiero augurale al Reverendo Don Probo Vaccarini, che con animo grato al Signore festeggia il suo 100° genetliaco nella Cattedrale di Rimini e spiritualmente partecipe alla comune gioia per la fausta ricorrenza, unisce l'apprezzamento per la generosa e fedele testimonianza sacerdotale. Il Sommo Pontefice, mentre invoca dal Signore copiosi doni e consolazioni celesti, gli invia di cuore una speciale benedizione apostolica che volentieri estende a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lambiasi, che presiede la celebrazione eucaristica, ai familiari, ai confratelli e a quanti prendono parte alla sua spirituale letizia. Dal Vaticano, 4 giugno 2019, Cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. Grazie Don Probo per essere qui con noi, per il tuo cuore di pastore che è stato ed è segno di amore, forza e speranza per tanti. La tua età avanzata ti ha reso poeta della preghiera, testimone di saggezza e ti chiama a vivere ancora la tua missione, sempre maggiormente compenetrato nell'amore di Cristo, per la salvezza dei fratelli e nella celebrazione eucaristica. Ringraziamo il Signore anzitutto per il dono della tua presenza, Don Probo, per la tua straordinaria consacrazione sacerdotale, per la tua spiritualità tutta compenetrata di Spirito Santo, per la tua pazienza e amorevolezza con i penitenti, per il tuo spirito fermo e deciso, sempre guidato dalla presenza viva e profonda di San Pio da Pietralcina. È per questo che la tua vocazione cristiana e sacerdotale è stata ed è generosa e fruttuosa. Chiediamo alla Madonna della Tenerezza di ricolmarti di gioia e poiché sull'orizzonte biblico il 100 è simbolo di abbondante benedizione di Dio Padre, con tutto il nostro cuore invochiamo su di te il suo amore, dato che, come tu spesso ci dici, certamente non si lascia vincere in generosità. Ancora un grazie di cuore, Don Probo, dalla comunità di San Martino in Venti e da tutti coloro che sono stati e tuttora sono arricchiti dal tuo ministero sacerdotale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.